Ciao a tutti ragazzi e benvenuti sul canale, io sono Maxi e questo è il glitch dei soldi che ho presentato ieri con la LG. Alcune persone mi hanno riportato che questo glitch non funziona, o meglio alcuni di PS4, alcuni su Facebook mi hanno scritto ma non mi funziona bene. Allora guardate ragazzi, ho riscontrato anch'io questo problema, quindi non è che il glitch non funziona, ma è che alcune volte diciamo fallisce tutto qui. Ho notato questo in base alle auto. Allora alcune volte con la LG non mi è riuscito e ho provato con la Panto. Con la Panto funziona benissimo, bisogna avere comunque sempre di soliti due garage distinti, andare verso il secondo garage dove abbiamo un posto vuoto, come state vedendo io vado verso il secondo garage, tasto select, accosto l'auto alla porta del garage. E adesso sfoderiamo il minigun, sì, perché comunque non ho capito perché con un'auto così piccola serve il minigun, il fucile a pompa non basta come con la LG. Diamo un paio di sventagliate di minigun ragazzi e il gioco è fatto, non c'è bisogno di altro. Quando vedete apparire una piccola fiammella basterà salire sull'auto e aspettare che compaia che il nostro veicolo personale è stato distrutto, come nel glitch che avete visto di ieri. Io adesso vado a salire nell'auto e come vedete in alto a sinistra compare la scritta il mio veicolo personale che è stato distrutto. Cosa andiamo a fare? Prendiamo un'auto di strada, una qualunque auto di strada, come ho detto ieri uno scassone della strada, va bene, una qualsiasi auto, non c'è bisogno che sia grande, piccola, ok. E andiamo a richiedere a Morse Mutual la nostra auto, chiamiamo l'assicurazione, richiediamo la nostra auto e il gioco è fatto ragazzi, e il glitch ce lo abbiamo, diciamo è già pronto. Entriamo nel garage, una volta entrati nel garage avviene la magia, come ho detto ieri avviene il bug. E adesso andiamo a vedere. Allora vi premetto che questa è la prima volta che comunque faccio questo glitch con la Panto. Ho provato con tutte le auto e con la Panto ho visto che funziona benissimo. Adesso come state vedendo lo scassone che io ho messo in garage, l'auto bianca, vedete qui è una Panto, è diventata una Panto e niente, cosa ci resta da fare? Quello che abbiamo fatto anche con la LG, o comunque quello che già sappiamo ragazzi, però per chi non lo sapesse ve lo voglio rispiegare. Allora vedete la targa, questa targa è fanculo, è una targa azzurra, quindi andiamo a vedere adesso che cosa come procederà il resto del glitch insomma. E niente, usciamo fuori, andiamo a selezionare una missione dal telefonino, in questo caso di Gerald. Entriamo nella missione e subito dopo usciamo. Questo passaggio ci serve solo per far recapitare la nostra auto più vicino a noi possibile, insomma, anche perché sennò avremmo dovuto andare da Morse Mutual e menate varie e prendere l'auto. Invece facendo così l'auto ce la ritroviamo davanti, come avete visto. Però quest'auto ancora non è nostra, ancora non è duplicata, quindi andiamo allo Santos Custom. Io ragazzi ve lo sto spiegando come se fosse la prima volta, perché alcuni magari non hanno visto il video di ieri, quindi ve lo rispiego. Una volta andati allo Santos Custom, cosa bisognerà fare? Cambiare la targa, cambiare i fari, cambiare le ruote, cambiare quello che cazzo vi pare. Io cambio la targa giusto per cambiare qualcosa, che comunque è anche la più economica, quindi un cambio di targa non costa nulla. E niente, cambiamo la targa. Io gli cambierò solamente il colore, continuerò a tenere la mia targa fanculo, invece che blu la metterò bianca e andrò a rimettere quest'auto nel garage in cui ho fatto il glitch, cioè non nel garage di provenienza, ma questo solamente per un motivo particolare, solo per far vedere a voi che l'auto è stata duplicata con sicurezza insomma.
ho solamente cambiato la targa, il colore della targa, quindi adesso andremo a vedere come il fanculo di questa auto coinciderà con il fanculo dell'altra auto, ragazzi. Mamma mia, quante parolacce che sta di oggi, quanti fanculi a destra e quanti fanculi a sinistra. E niente, fatto questo, l'auto è nostra, ragazzi. Io adesso vado a sostituire perché avevo questo garage pieno, e comunque non perdo l'auto, quindi tranquillamente vado a sostituire. Quest'auto va nell'altro garage e eccole qui le nostre due Panto, l'originale che è questa qui con la targa azzurra ed il clone che è quella con la targa bianca. Il glitch è questo, ragazzi. Un saluto da Mazzi e al prossimo video. Ciao a tutti.